Caro Gesù bambino, da un po' in parrocchia hai iniziato il catechismo con i bambini. Tra i vari servizi parrocchiali, con alcuni confratelli e catechisti, ci è stata affidata la cura di questi tuoi piccoli. Di solito approfitto durante gli incontri per chiacchierare con alcuni di loro, chiedendogli come stanno, come va a scuola, come procedono tutte le attività giornaliere, come va in famiglia. Cerco di creare un clima sereno e di piacevole compagnia. Nei vari discorsi noto sempre però la grande importanza che la scuola ha nelle loro vite. Difatti, gran parte del loro tempo è assorbito dalla dimensione dell'istruzione. Ricordo con piacere il tempo trascorso a scuola e sempre ringrazio di cuore i docenti e tutti i compagni che hanno affrontato questo viaggio con me. Caro Gesù, quanto è importante crescere in un ambiente sano, stimolante, pieno di relazionalità come la scuola. È un tempo indispensabile per la formazione della propria personalità, dove i sogni e i progetti iniziano a prendere forma, dove si impara l'amicizia e la responsabilità, dove si inizia a vivere la solidarietà con i compagni più in difficoltà, dove si impara a dar ragione dei propri pensieri, delle proprie idee, dove si vive l'arricchente confronto con le diversità. La scuola è un dono inestimabile per ognuno di noi. Caro Gesù, tu stesso sei voluto crescere in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Anche tu sei stata a scuola, dai tuoi genitori, Maria e Giuseppe, e nel solco della legge ebraica. Aiutaci a rendere la nostra scuola un luogo dove si vada oltre l'intellettualismo e il tecnicismo, un luogo che possa promuovere e far fiorire i valori nobili della vita, dove nessuno si sente escluso, dove possa emergere la sapienza della solidarietà e del dono reciproco, dove si possa diventare esperti di umanità. Con affetto, Francesco.